Ok, ciao a tutti, io sono Mastro Gippo, lui è Big Shot, abbiamo come ospite speciale Guido Bolognesi, Zen, che ci ha voluto, anzi, a cui abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza con il tricottero e poi magari ci racconta anche un po' come l'ha costruito. E siamo rimasti al talk dell'anno scorso, per chi c'era, non so se ve lo ricordate o se l'avete visto su YouTube, come non costruire un quadricottero. L'anno scorso non avevamo ancora un quadricottero funzionante. E la buona notizia è che quest'anno ce l'abbiamo. Dopo quel talk, finalmente sono arrivate le eliche che avevamo ordinato. Se qualcuno si ricorda, praticamente avevamo comprato tutto quanto il materiale, avevamo comprato solo 4 eliche. Ovviamente, appena finito di montarlo, la prima cosa che ha fatto si è ribaltato e ha rotto un'elica. Quindi siamo dovuti stare fermi un mese per aspettare, le eliche nuove dalla Cina. Però adesso abbiamo uno scatolone pieno di eliche, quindi il problema non sussiste. Quindi ricordatevi, se fate un quadricottero, di prendere più di 4 eliche alla volta. Bene, dopo l'ESC, primo suggerimento, dopo l'ESC avevamo realizzato il quadricottero con il multi-Wii, questa scheda qui. Avevamo detto di eliminare come si chiama, la KKK, che però lui è riuscito a far funzionare, anche se è quella col display. Noi avevamo quella senza display, a nostra discolpa. Abbiamo scelto la multi-Wii perché era un po' più complessa, un po' più completa, aveva tutte quante le informazioni in tempo reale del quadricottero, si potevano vedere lo stato dei sensori e tutta quanta la configurazione era rappresentata in una GUI molto carina. Si vedevano l'output dei motori e quindi già col quadricottero a terra si poteva capire più o meno se quando l'avremmo acceso si sarebbe ribaltato o no, e che è un gran passo avanti. Quindi, appena finito di montare il quadricottero, qui eravamo già con questo frame. Questo qui è un frame di legno che abbiamo fatto. Siamo passati da un frame di alluminio, che era il primo che non andava bene perché i bracci torcevano, a un frame in 2B di lamiera, di quelle delle tende da campeggio, che era molto buono ed era molto leggero, però quando cadeva si piegavano e si rompevano. E abbiamo deciso di passare al legno perché è molto facile da lavorare, non si bestemmia, se cade si rompe, costa pochissimo. Si rompe poco spesso. Non, si rompe molto poco perché è molto flessibile e non trasmette le vibrazioni, cioè assorbe molto bene le vibrazioni dei motori ed è molto facile da lavorare ed economico. Quindi, super eccitati e contenti di avere un quadricottero funzionante, abbiamo cominciato a fare le prime prove con GoPro e video dall'alto e si è presentato il primo problema. È bello far andare il quadricottero in alto, lì in fondo ci sono le montagne, poi si gira e... Allora, è il rolling shutter che ce lo spiega Big Shot, che è un fotografo. Ma in realtà non so spiegartelo molto bene, ti posso solo dire che se non ricordo male, dipende da come viene gestito il sensore di una camera e vengono prese alcune strisce alla volta, per cui se in base alla frequenza di questo rolling shutter più la frequenza di rotazione delle pale hai degli effetti fantasiosi. Ok, qui stiamo volando, siamo partiti, vediamo, da qua in fondo, eravamo qua in fondo quando siamo partiti e qui avevamo già perso di vista il quadricottero e stavo cercando di farlo tornare a casa con scarso successo perché non lo vedevo, non riuscivo più a trovarlo. Qua c'è Venezia, tra l'altro, questa è Meolo, dove vivo, più o meno a 40 minuti di treno da Venezia. E quindi qui abbiamo perso il quadricottero. Ovviamente i comandi del quadricottero rispondono rispetto al naso del quadricottero, quindi appena si gira di un po', se non hai contatto visivo e non sai da che parte è girato, i comandi vanno al contrario. A un certo punto ho deciso di spegnere i motori e farlo cadere.
Fortunatamente nella caduta mio papà si è accorto, l'ha visto cadere e abbiamo visto dove è caduto e quindi siamo riusciti a ribeccarlo e andare a recuperarlo dopo ben 7 minuti di cammino. Ok. Danni pochi. Effettivamente non ha subito grossi danni. Cosa è successo? Si era rotto un supporto motore che sono fatti di alluminio, i bracci erano completamente interi, si era rotto leggermente il supporto della GoPro, ma niente di grave. Abbiamo fatto un conto dall'altezza, abbiamo misurato il tempo che ci ha messo a cadere e in teoria erano più o meno 100 metri e in effetti questo qui è lo stesso frame che è caduto e non si è fatto praticamente niente, il frame in sé, l'elettronica nessun problema, la batteria ha battuto forte e si è gonfiata e potevamo portarla per farla esplodere una di queste sere, ma ci siamo dimenticati, e rotte due eliche, le prime due eliche, neanche grave. Dopo questa esperienza abbiamo pensato bene di informarci un attimo cosa si fa in genere in questi casi. Esiste una funzione che si chiama FailSafe che di solito si attiva quando viene spento, quando l'elicottero non riceve più i comandi, e questa funzione in genere può essere programmata, per esempio in questo caso, per farlo atterrare, quindi dargli poco acceleratore in modo che pian piano atterri da solo. È possibile invece, comprando un GPS, mettere un failsafe un po' più complesso che riporta il quadricottero a casa automaticamente quando perde il segnale del telecomando. Quindi abbiamo deciso di comprare un GPS, giustamente. Ci sono diversi marchi di GPS, non bastano quelli più economici, ci sono i MediaTek che sono i primi che venivano usati, perché gli U-Blox costavano ancora tantissimo, adesso invece gli U-Blox si trovano a 10-15 euro, quindi conviene comprare quelli, e sono i migliori. E infine c'è l'alternativa dell'RTK. L'RTK è un GPS un po' più complesso, nel senso che c'è un GPS a bordo del quadricottero, un GPS alla base, alla stazione dove viene lanciato il quadricottero, comunicano via radio e si scambiano informazioni sulla differenza di posizione rispetto alla postazione fissa e l'oggetto che si muove, e con questa tecnologia si arriva a precisione di 4-5 cm massimo di errore. E il più economico commerciale costa sui 1000 euro, è anche open source tra l'altro, però ci sono dei moduli che sono usciti recentemente che costano 25 euro l'uno, quindi con due moduli e un modulo radio ricetrasmittente in teoria si riesce a fare qualcosa spendendo poco. Adesso vediamo se la comunità open source decide di impegnarsi da questo punto di vista e sviluppare qualcosa, noi contribuiremo sicuramente. Quindi abbiamo il multi-Wii, però dopo un po' cominciava a starci stretto, abbiamo deciso che volevamo qualcosa di più e allora abbiamo preso l'ArduPilot. ArduPilot è questa schedina qui, è la più usata, è praticamente la schedina più diffusa, l'autopilota più diffuso fra tutti quanti, e è sempre un progetto open source nato da 3DR Robotics che si è impegnato a svilupparlo, e questa qui è la seconda versione. Ora è disponibile la versione, monta sempre un micro basato su Arduino, c'è un ATmega. Recentemente è uscita la versione basata su Cortex M4, che si chiama PX4, PXOC, che è un'elettronica sviluppata dall'Università di Svizzera, qualcosa del genere. E ancora più recentemente Andrew Trigel, che è uno dei principali sviluppatori di ArduPilot, di questo progetto, ha annunciato che stanno lavorando su una board, una cape per il BeagleBone, e quindi usare il sistema BeagleBone basato su Linux per fare da autopilota. Ha annunciato che c'è stato il primo volo di un drone, chiamiamolo così, anzi a tutti gli effetti è un drone,
con basato su Big Bone Black, ed è a livello amatoriale il primo basato su Linux, quindi. Ok, tra le cose interessanti che può fare l'Ardu Pilot è la programmazione di waypoint, quindi si possono programmare tutta una serie di waypoint per far andare il drone, che appunto adesso è un drone perché può lavorare in autonomia. Si può fargli fare percorsi, si può specificare una zona, un rettangolo o un poligono sulla mappa da scansionare, e il programma, il software di volo, la base station, che non ho qui installata, la base station calcola un range, calcola tutto il percorso che serve fare per fare le fotografie dall'alto di tutta quella zona, per mappare la foto con le fotografie tipo Google Earth. C'è una telemetria molto interessante, nel senso che comprando dei moduletti di telemetria è possibile anche tramite telefono, con un cavetto USB OTG, USB OTG, collegare il ricevitore radio a 433 MHz e avere le informazioni in tempo reale sul telefono. Si può guidare il drone dal telefono dicendogli, premendo un punto sulla mappa e mandandocelo. C'è un'altra funzione interessante, che di inseguimento, quindi noi abbiamo il nostro GPS sul telefono e il drone ci segue. E, oltre alla telemetria, sull'altro modello, questo qui è il primo che abbiamo fatto, poi ne abbiamo fatto un altro successivamente, e ci abbiamo messo anche, abbiamo usato su questo un telecomando open source, OpenLRS, sempre a 433 MHz, e questo è un telecomando open source sviluppato sempre dalla comunità di 3D Robotics. E questo è un telecomando che ha un modulo di ricetrasmettitore che permette di integrare anche la telemetria, e ha un range che può arrivare fino a decine di chilometri con delle buone antenne. E oltre a questo, sull'altro drone abbiamo messo anche la telecamera per l'FPV con un ricetrasmettitore a 5,8 GHz. Abbastanza normale, che trovate tranquillamente su internet. Quindi abbiamo fatto, oltre a questo, un altro quadricottero che non ho qui ma ho a casa, perché purtroppo si è schiantato l'altro giorno, un mese fa più o meno, e non ho ancora avuto tempo di riparare, e quello si è schiantato perché si è scollegato un cavo del motore e quindi in volo si è ribaltato. Quel quadricottero lì, prima di schiantarsi, doveva diventare un esacottero, quindi con 6 eliche, e questo mi avrebbe risparmiato dal dolore, ma purtroppo i motori non sono arrivati in tempo e quindi non le avevo ancora montate. Quindi se volete ridondanza, bisogna avere almeno un esacottero. Avendo due droni, abbiamo comprato anche due telecomandi. E una cosa interessante che possiamo fare con questo setup è collegarli tramite un jack audio da 3,5 mm, ed è possibile usare i telecomandi in master slave, quindi un istruttore al piano controllo del drone, mentre lo studente ha controllo solo delle funzionalità basiche e ha il movimento degli stick limitati per evitare di far danni, e l'istruttore lo può correggere in qualsiasi momento. Tra l'altro, se volete fare delle prove di questo genere, la prossima settimana, il prossimo weekend e fra due weekend a Ferrara c'è la fiera delle mongolfiere, e c'è Marco Robustini, che è uno dei beta tester, degli sviluppatori italiani, molto importante sempre per il progetto Ardocopter. E potete fare qualche prova con i suoi droni, che sono un po' più seri dei nostri. Quindi abbiamo deciso di dedicare questo quadricottero al training per insegnare a chi volesse a pilotare il drone e per usarlo un po' come giocattolo. Infatti abbiamo un po' di sfide fra di noi, e una di queste è entrare nel bagno del nostro hackerspace col quadricottero. Sfide che non sempre riescono bene, anzi per ora nessuno è riuscito a entrare in bagno.
questo è un corridoio relativamente stretto. Andiamo avanti perché siamo a corto di tempo, senza GPS perché siamo dentro casa. La porta del bagno è qui a destra, però non sempre finisce bene. E comunque abbiamo eliche a sufficienza per divertirci. Poi di cosa dobbiamo parlare? Beh, dopo i quadricotteri ci è venuta voglia di sperimentare su altri mezzi. Mostra. Quadricotteri, vabbè, elicotteri sono simili come tipologia di controllo, possono comunque rimanere fermi in hovering, per cui siamo passati a qualcosa di diverso. Aerei sono un classico del modellismo, per cui c'è documentazione infinita. Pensavo fosse un po' più semplice, per cui mi sono fatto prendere la mano e un amico che è qui in sala mi ha regalato un bel modello recuperato da zone malfamate con in balsa. Mi sono messo a ripararlo un pochettino, ma Gippo giustamente mi ha sconsigliato di cominciare con un modello in balsa, perché se si distrugge il modello in balsa ho lavorato per niente. E ci siamo rivolti a Dobby, ed è super facile, ci siamo arrivati a Dobby King, noto sito dove si spendono troppi soldi, e abbiamo comprato questo Bixler, che è la base per cominciare ad imparare ad usare gli aerei modelli. E tra l'altro è abbastanza facile, non è troppo veloce, ha una buona autonomia. E bene, l'abbiamo preso, ci è arrivato, l'abbiamo montato in un campetto vicino al nostro Crespace. Abbiamo fatto i primi tentativi di lancio, perché si lancia a braccio, non decolla con le ruote questo qui, e ci siamo schiantati la prima decina di volte con vari problemi, come si nota dal nastro americano. E vabbè, in realtà tutto quello che posso dirvi è che a differenza di un quadricottero che in caso abbiate dei dubbi sul come continuare a comandarlo, potete lasciarlo fermo in hovering, in qualche maniera vi aiuta a riprendere il controllo. Questo qui vi viene incontro oppure si sta allontanando e non c'è modo di fermarlo, dovete essere un po' più pronti, ed è molto molto più facile farlo schiantare di qualsiasi altro elicottero multirotore. Per cui tanto nastro americano. Ci abbiamo provato a mettere anche qui un ArduPilot, perché l'ArduPilot prevede tre tipi di firmware per i multirotori, per gli aerei e anche per i rover. La prima prova che abbiamo fatto con l'APM l'abbiamo rotto totalmente il muso qua, l'abbiamo appena rimontato, per cui questo è il punto in cui siamo arrivati adesso, è l'ultimo aggiornamento possibile. Per cui è molto divertente usare gli aerei, è abbastanza entusiasmante perché vanno via, viaggiano abbastanza veloci, però sono molto difficili. Se Guido invece vuole raccontarci brevemente. Sì, dai. 2 minuti. Nel caso vogliate cominciare, io ovviamente non ho nulla da insegnarvi, perché ho cominciato a settembre dell'anno scorso, quindi non è che sappia moltissimo. Alcune cose sono abbastanza importanti per la sicurezza. Adesso io lo so che è una rottura di maroni, però allora, queste eliche qui sembrano assolutamente innocue, sono estremamente taglienti e sono di plastica piuttosto dura. Quindi ci sono foto su internet molto divertenti di gente con una serie di punti sugli avambracci, per esempio, perché stava facendo collaudi dell'elettronica, gli è partito un motore con l'elica attaccata e gli ha sbragato metà di un avambraccio. Io stesso ci ho messo le dita inavvertitamente più di una volta, e finché avevo delle eliche piccole va ancora bene. Con queste qui io mi sono tenuto uno splendido livido sulla mano per, diciamo, una settimana, più il taglio ovviamente. Le batterie di questi oggetti sono delle batterie lipo. Le lipo hanno una caratteristica fastidiosa: sono un po' instabili, quindi sono tendenzialmente un pacco di esplosivo. Dentro una batteria di queste
è un oggetto non molto costoso, 20-30 euro. Questa è una batteria da 4 ampere che ha una capacità di scarica di 20 volte la sua capacità nominale, quindi sono 4 ampere per 20. Questo significa che questo qui è un oggetto che è in grado di erogare a picco 80 ampere, se non di più. È chiaro che dal punto di vista elettrico, per esempio, bisogna stare un po' attentini, perché nel caso vi scappi un corto, questa qui butta fuori 80 ampere, che è un discreto calcione. L'altra cosa è il pilotaggio, cioè dove provate, dove giocate. Finché si schianta è l'ultimo dei problemi, cioè quando un quad si è schiantato, quando un tri si schianta, sappiamo dove si schianta e sta lì, tipicamente. Il problema vero è l'opposto, cioè quando un oggetto che state collaudando prende e schizza via. Questa roba qui fa serenamente 20 km l'ora, il tri non l'ho ancora misurato, ma secondo me arriva intorno ai 40, ha un'autonomia di 10 minuti, 15 minuti, va molto lontano prima che si scarichi la batteria, se per un qualsiasi motivo voi non riuscite più a controllarlo. Quindi state attenti. In teoria è uscita una normativa dell'ENAC non molto tempo fa, che è prevista per il controllo, poi mi dite quando devo tagliare, che semmai proseguiamo fuori, che è prevista per il controllo di quelli che loro chiamano gli aeromobili a pilotaggio remoto, gli APR. Gli APR sono degli oggetti, sono i veri droni, cioè sono gli oggetti che voi programmate e sono in grado di andare a distanze tali per cui chi lo ha lanciato non è più in grado di mantenere il controllo visivo. Teoricamente questi modelli sono fuori dal controllo di questa normativa, che parla di oggetti per operazioni critiche, quindi riprese televisive, supporto a operazioni di protezione civile e cose di questo tipo. Questo non vuol dire che siano degli oggetti innocui, cioè se saltate in faccia a uno a 30 all'ora è un oggetto che pesa un chilo con delle eliche che girano forte, quindi un'assicurazione io personalmente la consiglio, ma semplicemente perché beghe legali, rotture di maroni a non finire. Seconda cosa, vi ho detto delle lipo. Le lipo sono un po' delicatine, non vanno caricate troppo. Se si danneggiano e si gonfiano, vuol dire che parte della chimica interna si è danneggiata. Questo significa che sviluppano gas potenzialmente infiammabili. Se sovraccaricate una lipo, quella esplode. Il litio brucia, che è un piacere, e quindi è difficile spegnerle. Con l'acqua non si spengono. Quindi vi servirebbe un secchio di sabbia. Insomma, informatevi in merito. Ultima cosa, i limiti. Vi ho detto, l'ENAC non prevede una normativa al momento in Italia per oggetti di questo tipo, perché vengono considerati radiomodelli. Radiomodelli significa che sono degli oggetti che voi controllate a vista. Tutto quello che è, ci monto sopra una telecamera e mi compro gli occhialini, lo schermino e guardo quello che vede lui, teoricamente non lo rendono più un APR, perché voi non, lo rendono un APR nel senso che voi non lo state controllando guardandolo. Se decidete di giocare con queste tecnologie, procuratevi sempre qualcuno che stia insieme a voi e che tenga un occhio sul modello, perché delle volte è molto difficile da quello che vede lui capire dove siete voi, perché chiaramente la percezione degli spazi è molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Un parco che voi conoscete visto da 30 metri d'altezza è molto diverso. Ci sono dei limiti anche per i modellisti, quindi anche per la gente che gioca con i modelli. Sono 70 metri di altezza e 200 metri di raggio rispetto a dove vi trovate. Se avete il patentino da radiomodellista, credo che la cosa si estenda a 150 metri di altezza e 400 di distanza. Io vi assicuro che un oggetto di queste dimensioni, se non avete dell'elettronica molto molto figa, che ha delle funzioni che vi facilitano la vita, e io non ce l'ho e al momento credo loro ci siano praticamente, nel senso che hanno il GPS che io non ho, già a 30 metri è molto difficile capire come è girato e il suo sistema di riferimento non è mai il vostro. L'avanti non è detto che sia avanti, l'indietro non è detto che sia l'indietro sul telecomando, e quindi anche correggere, se non avete ben chiaro come è girato, è complicato. È un hobby estremamente divertente, state attenti, tutto lì.
purtroppo non abbiamo portato le nostre lipo da far esplodere, ma questo è quello che succede. Poi non bisogna più usarla. Bisogna. Non abbiamo detto la cosa fondamentale: se si rompe con un palloncino, non è più una batteria. Se si attendono con le mani, è morbida. Una batteria al litio non è morbida. Una batteria al litio è dura. Se premendo la custodia diventa soffice, vuol dire che dentro c'è del gas. Quindi lo so, è brutto, è costoso. Rinunciare a una batteria costa in termini affettivi, però io eviterei, se fossi in voi, di giocarci, perché è pericoloso per le mani, è pericoloso per casa vostra, perché tipicamente quando una batteria la carichi, dove la carichi? In casa, in garage, da qualche parte? È difficile che la carichi 30 metri in mezzo al giardino in un sacco di sabbia, però... Comunque, per quello che abbiamo visto noi, le batterie di dubbia origine cinese... di dubbia qualità, dopo un po' si gonfiano da sole, per cui oppure spegni un po' di più e ne prendi due, così non ti fa male rinunciarne a... non è bello. Domande? Nessuna domanda? Ormai è un pezzettino che l'abbiamo costruito, questo qui, forse avevamo detto... Beh. Qui sentono dei rumori sospetti. Bene, anche un attimo avanti. Mi raccomando di mettere sempre la faccia vicino al... Ma soprattutto la faccia vicino quando sta già fumando. Ok. E forse avevamo già fatto una stima l'anno scorso con il nostro precedente talk. Ti posso dire che costruirne uno probabilmente ti costa quanti centinaia di euro? 300-400 di materiale. Non è così, se tu lo fai per la prima volta farai tanti errori per capire il dimensionamento dei motori, degli ESC, che sono i controller dei motori, e della elica e tante altre cose, per cui noi la prima volta abbiamo speso 1.000.000 euro alla fine. Incluso un radiocomando, sì. Esatto, è un motore in meno. Allora, già tutti quanti i sensori a bordo, l'Ardupilot, tranne il GPS ovviamente che ce lo monti tu, che è un modulo separato, e nelle ultime versioni anche il magnetometro è stato portato fuori perché soffre un po' delle varie interferenze possibili, per cui devi montarlo un po' distante da altra elettronica che possa disturbare il suo funzionamento. Altre? Altre? Vabbè. Grazie, ciao ciao.